Dopo la bella notizia dell'inserimento in graduatoria per l'assegnazione di uno scuolabus ecologico, il comune di Montesano sulla Marcellana riceve un ulteriore finanziamento, questa volta per la redazione del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Rinaldi, precisando che la Regione Campania ha ufficialmente incluso il comune di Montesano nell'elenco dei beneficiari dei fondi destinati alla progettazione di piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Uno strumento fondamentale per la pianificazione di interventi strutturali che miglioreranno l'accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici. Il Comune di Montesano dunque ha partecipato all'avviso pubblico della Regione Campania, adozione dei PEBA nei comuni e abbattimento di barriere architettoniche all'interno degli istituti scolastici ed è rientrato nell'elenco dei comuni beneficiari di finanziamento. Avevamo sulla redazione del piano sospeso la procedura comunale proprio per partecipare al più importante e consistente intervento promosso dalla Regione Campania per la redazione del PEBA e abbiamo fatto bene, afferma il sindaco Rinaldi. Il PEBA è la condizione necessaria per mettere in campo interventi mirati e partecipare a bandi appositi per il superamento delle barriere in via strutturale, ampia e definitiva. Inoltre, sarà utile per pianificare l'accessibilità totale e completa anche ai siti turistici che stiamo da qualche mese valorizzando in maniera decisa e diffusa. Infine il sindaco spiega che all'amministrazione comunale ora spetta un lavoro importante, veloce e significativo su un tema di particolare interesse, ma grazie a questo importantissimo contributo, dice, che abbiamo richiesto con attenzione e ottenuto, possiamo guardare concretamente avanti.